Quest'oggi voglio parlarvi brevemente di startup innovative immobiliari, ovvero quelle idee con una spiccata declinazione verso il real estate che piano piano prendono forma fino ad avere un modello gestionale e diventare una vera e propria azienda con l'ambizione di diventare produttive e quindi ritagliarsi uno spazio nel proprio mercato di riferimento. Spesso queste idee nascono da giovani, giovanissime menti, sono allevate, sono incubate, si dice così oggi, presso gli incubatori universitari. Ricordiamo tra tutti quello di Milano, il PoliHub, che è collegato al Politecnico di Milano, che è il secondo incubatore a livello europeo con oltre 70 startup ospitate all'interno della propria struttura. Non dimentichiamo neanche l'I3P, che è il collegato al Politecnico di Torino. Tante altre idee invece nascono grazie alla forza imprenditoriale e all'esperienza, alle risorse economiche dei singoli, che quindi danno una spinta, danno un abbrivio a queste nuove iniziative per trasformarle quanto prima in un'azienda. Per il settore immobiliare, quindi, dove il cambiamento è molto predicato ma poco praticato, è una vera fortuna che vi siano queste startup innovative che, attraverso il loro approccio, la visione del mondo, l'utilizzo delle tecnologie, possano apportare un significativo contributo al cambiamento del settore per porlo in linea col mercato attuale. Questo a beneficio ovviamente degli agenti immobiliari, dei consulenti che operano all'interno di tale settore, ma soprattutto a beneficio dei clienti, che poi sono il vero motore di questo comparto. E proprio a questo proposito, quindi a proposito delle startup e delle nuove idee che stanno nascendo, ho scritto un post titolato "Startup innovative e immobiliare, perché non possiamo far finta di niente", dove provo a mettere in evidenza queste nuove idee, queste nuove iniziative che stanno pian piano crescendo, nella speranza di sensibilizzare gli imprenditori del real estate affinché possano apportare anche competenze ma anche risorse economiche, perché è giusto puntare su queste nuove aziende e il cambiamento ad un certo punto favorirlo con i fatti. Quindi vi invito a leggere il post, a commentarlo e, se vi è piaciuto, ovviamente a condividerlo. Alla prossima!